carceri è sicuramente uno degli argomenti più dibattuti in questi ultimi tempi. Don Oreste Benzi diceva sempre: un uomo non è il suo errore. E allora, delle condizioni disumane in cui vivono i detenuti in Italia, del sovraffollamento, di Corte Europea dei Diritti Umani, indulto e amnistia, ma anche di lavoro all'interno delle carceri, ne abbiamo discusso insieme con l'assessore alle pari opportunità della provincia di Napoli, Giovanna Del Giudice, con la direttrice della casa circondariale di Pozzuoli, Stella Scialpi. Quali le caratteristiche di questa casa circondariale? È una struttura che appunto nel XVI secolo era un convento, poi è diventato un manicomio giudiziario femminile e poi negli anni 70 una carcere femminile. La capienza regolamentare prevede 89 presenze, quella tollerabile 116, di fatto ne abbiamo circa 215. Che personale lavora all'interno della casa circondariale? Avevamo un sottorganico molto alto. Per fortuna in questi ultimi mesi c'è stata un'assegnazione di delle poliziotte che si sono state assunte di recente, che sono appena uscite, diciamo, dalle scuole di formazione, e questo in qualche modo ci ha dato un po' di respiro. Anche per voi ci sono le stesse difficoltà che sono state evidenziate a Poggioreale nell'entrata da parte dei parenti, o non c'è questo tipo di problema? Noi questo problema l'abbiamo risolto qualche anno fa, perché in effetti quando io ho preso la direzione di questo istituto si creava questa situazione, queste code con questi bambini tenuti in braccio. Abbiamo trovato questa soluzione, che era anche abbastanza, come dire, semplice, bisognava solo organizzarsi, e che è stato quello di introdurre un sistema di prenotazioni. I familiari, nel momento stesso in cui vengono a effettuare il colloquio, prenotano per il colloquio successivo, o se non lo fanno in costanza di colloquio lo possono fare telefonicamente. C'è un numero verde che abbiamo istituito, per cui possono chiamare per poter prenotare. La percentuale di presenze straniere? La percentuale non è altissima rispetto alla media nazionale, nel senso che abbiamo un 20% circa di presenze straniere, prevalentemente sono nigeriane. Quante detenute hanno problemi di tossicodipendenza? Anche lì non abbiamo numeri altissimi, il 10%, meno che le straniere, insomma, intorno a una ventina, ma non di più. È molto alto il tasso di recidività? Quello è alto. Molte poliziotte mi dicono di detenute che hanno conosciuto in tempi addietro, per cui che tornano, evidentemente, insomma, che sono quasi cresciute con le nostre poliziotte. Alcune di loro venivano a fare colloquio con le loro mamme e poi ce le siamo ritrovate come ospiti, altre appunto in diversi periodi della loro vita ciclicamente ce le ritroviamo in istituto. Ci sono bambini? No, non è previsto qui il nido per i bambini, non è mai stato previsto, per cui... Qui ci sono detenute che hanno figli al di sotto dei 3 anni, come ci si comporta? E loro in quel caso vanno negli istituti dove ci sono sezioni femminili, anche in Campania, c'è Avellino e Salerno, dove possono tenere i bambini. Com'è diverso un carcere femminile da... uno normale, uno maschile? Ma non vorrei dire delle banalità, però per quella che è la mia esperienza, visto che io ho lavorato in carcere maschile e dopo sono approdata in carcere femminile, la distinzione fondamentale passa attraverso l'emotività. In carcere femminile bisogna anche gestire un'emotività che viene fuori e che per certi versi è positiva, perché diventa anche espressione di creatività e soprattutto di autenticità di queste persone che si esprimono per quelle che sono, e poi però, diciamo, può anche degenerare, diventare in osservanza delle regole in alcuni casi, però molto rari. Linea di massima è un'emotività che trova poi le sue espressioni negli aspetti, diciamo, più creativi. Molte di loro per esempio fanno dei lavoretti manuali, oltre, diciamo, alle varie attività, ma fanno lavori di ricamo, di uncinetto, di disegno, di scrittura creativa,
di poesia, di teatro. Ecco, allora questa emotività viene poi in qualche modo canalizzata in queste forme artistiche, creative, che sono davvero molto fiorenti, molto sviluppate. E, certo, poi c'è il problema del rapporto con i figli, o meglio del mancato rapporto con i figli. Questo si traduce evidentemente in dolore, in sofferenza, che in qualche modo deve essere rielaborata. Però anche da questo punto di vista mi sembra che sia stato trovato un buon equilibrio, nel senso che comunque questa situazione viene vissuta con una certa serenità. Oltretutto noi garantiamo vari momenti di incontro con i figli di vario tipo, sia in occasione delle festività varie, non so, Natale, la Befana, facciamo questi incontri in cui sono previsti anche degli animatori, facciamo degli spettacolini, le facciamo dei regali ai bambini. E poi loro comunque possono incontrare, oltre che nei colloqui ordinari, possono incontrare i figli in questo spazio all'aperto, dove hanno anche la possibilità di avere un contatto, diciamo, più diretto con i propri figli, possono giocare con loro e diventa, diciamo, un incontro meno asettico e quindi più gioioso. Come nasce il progetto Lazzarelle? Nasce da un finanziamento della regione di circa 200.000 euro. È passato circa un anno dal momento in cui c'è stato lo stanziamento al momento in cui è stato possibile utilizzarlo, però una volta che poi appunto siamo entrati in possesso di questi soldi, abbiamo istituito una cooperativa, sempre perché appunto la gestione non può essere fatta dall'istituto, ma in questo caso viene fatta da questa cooperativa Lazzarelle, che ha preso lo stesso nome del caffè e che tra l'altro è un nome che è stato ideato dalle stesse detenute, e hanno, chiaramente c'è stata una formazione teorica anche con un torrefattore della zona che ha insegnato l'uso delle macchine e anche i vari principi, insomma, basilari della lavorazione, e dopo si è passati all'attività pratica, che prevedeva un'assunzione di 10 detenute lavoranti, tra l'altro appunto soci lavoratori della cooperativa, che però poi abbiamo dovuto ridurre perché le difficoltà, diciamo, di collocazione sul mercato del prodotto evidentemente hanno comportato una riduzione dei guadagni e quindi abbiamo dovuto anche ridurre i costi. Come si potrebbe migliorare la situazione di un carcere femminile? Insomma, migliorare ulteriormente la gestione. Qui il problema fondamentale è quello degli spazi. Con l'apertura che è in atto delle stanze, e che comunque dovrà concludersi entro i primi mesi dell'anno prossimo per tutte le sezioni, chiaramente si pone ancora di più questo problema degli spazi, dove poter dislocare gruppi di detenute che possano essere impegnate in una serie di attività. E per fortuna da questo punto di vista Pozzuoli credo sia all'avanguardia, perché ha davvero un'offerta trattamentale molto ampia, molto vasta e molto qualitativamente molto buona. Lavorazione del legno, cuoio, vari corsi nell'ambito culinario, dalla pasticceria alla cucina, corso per cuochi, corso per pizzaiole, per cui questi corsi si possono svolgere nella cucina, che per fortuna è piuttosto capiente e vasta. E altri corsi dobbiamo appunto utilizzare questi altri spazi che ho indicato. E, ecco, il problema fondamentale di questa struttura è lo spazio. È nato, quelli che i nostri vertici chiamano una rivoluzione normale, è nato proprio un cambiamento di paradigma culturale rispetto al carcere, al punto di prevedere che la normalità ora debba essere l'apertura delle stanze, non più appunto tenere le persone chiuse chiuse nelle stanze, ma perimetrare il loro spazio non più alla stanza ma all'intera sezione. Quindi offrire degli stimoli intanto sul piano culturale per acquisire un nuovo sguardo sul mondo,
che possa portare queste persone a rivedere le loro scelte. Nel momento in cui si aprono le stanze, ciascuna di loro riprende, si riappropria della propria, delle proprie esigenze, delle proprie, della propria vita, e c'è anche un discorso di recupero, di autoresponsabilità, nel senso che se loro possono muoversi liberamente sono anche responsabili poi di quello che fanno, di quello che non fanno rispetto a questa nuova impostazione detentiva.